Benvenuti tutti quanti a questo terzo incontro di Danzare con la Tempesta. Stanno arrivando ancora un po' di persone, prendete i vostri posti in questa stanza virtuale. Grazie di essere qui. Il nostro terzo incontro vede la presenza di Daniela Muggia, tanatologa, esperta di accompagnamento empatico alla fine della vita e fondatrice anche di questo metodo, docente nel master di secondo grado dell'Università di Roma in accompagnamento empatico del morente, pedagogia e tanatologia, anno accademico 2012-2013 e nei corsi di educazione medica continua, membro e tutor dell'equipe di accompagnamento di Tom Glenn, di cui è presidente, educatrice senior nei corsi di accompagnamento spirituale dell'associazione RIGPA e autrice insieme alla psichiatra Emilia Costa di Giù le mani da Pierino, accompagnamento empatico di bambini affetti da ADHD, sindrome da iperattività e deficit di attenzione, pubblicato dall'edizione Marita. È anche autrice insieme al veterinario Stefano Cattinelli, che terrà anche lui una conferenza per Danzare con la Tempesta la prossima settimana, giovedì 8, del libro Tenersi per zampa fino alla fine, accompagnamento empatico e cure palliative per gli animali alla fine della vita, sempre pubblicato dalle edizioni Amrita nel 2014. Altre informazioni le trovate a profusione, in modo oceanico aggiungerei di nuovo, sul sito danielamuggia.it. E benedico ancora questo incontro affinché sia di beneficio per tutti gli esseri del cosmo, per la Terra e per tutte le nostre relazioni. Grazie Daniela e buona conferenza. Ok, va bene, grazie, benvenuti a tutti. Faccio una piccola premessa che è questa: mi sono accorta ultimamente nelle ultime conferenze e seminari che ho tenuto in giro per l'Italia prima di essere come tutti confinata, che è interessante e utile creare, per chi lo desidera naturalmente, una chat collegata all'evento, perché è un posto dove poi ci si possono scambiare documenti su quell'evento, dove le persone che magari hanno delle domande tardive le possono porre e cose di questo genere. Quindi se voi desiderate che questo avvenga, per favore segnalatelo ad Alberto e poi lui in qualche modo creerà questa chat legata all'evento di questa sera. Allora, l'evento di questa sera è un tema enorme, particolarmente complesso, con un tempo a disposizione che è molto molto piccolo, quindi non ho la presunzione di immaginare di essere esauriente, ma diciamo che possiamo incominciare ad esplorarlo insieme e poi magari immaginarci degli altri incontri più dedicati ad alcuni aspetti di questo argomento. Allora, io di solito inizio a parlare della paura della morte dicendo che è composita, che bisogna prima scomporla per potersene liberare, altrimenti sembra una montagna gigantesca e allora entriamo in quell'altra modalità che è quella della fuga davanti alla morte, che è ciò che fa normalmente la nostra società, la nega, la rifugge, e il risultato è che quando avvengono degli eventi come ahimè questo, dove la morte è molto presente sotto tante forme, la gente si scopre incapace di venire a patti, di affrontarla. Quindi applicherei anche questa sera il buon detto latino che divide et impera, quindi è qualcosa che vale anche in questa situazione come dire, pandemica, che per noi è inedita. E in effetti l'analisi della suddivisione della morte che farò stasera con voi, della paura della morte, è molto diversa da quella che faccio tradizionalmente a seconda dei gruppi con cui lavoro, perché cercherò di concentrarmi sul momento storico, in questo brevissimo tempo. E in questo brevissimo, noi speriamo che sia brevissimo, ovviamente, che finisca presto. Comunque in queste ultime settimane ho imparato tantissime cose nuove nell'accompagnare le persone,
E allora vorrei partire da questo, da queste cose, perché sono veramente del terreno e del momento. In questo periodo mi è capitato di accompagnare degli operatori sanitari, delle persone ammalate, delle persone che stanno bene ma hanno subito un lutto gravissimo, perché il loro caro è morto all'improvviso e qualche volta è morto lontano senza poterlo più salutare. E poi tante persone spaventate per tante ragioni. Allora, riflettendo su che cosa, come possiamo scomporre la paura che le accomuna e di quali strumenti materiali, ma anche non solo materiali, diciamo pure anche filosofici o, se preferite, spirituali, disponiamo, come possiamo usare questa situazione, per esempio, per anche altro problema che sta saltando fuori, avvicinare i bambini al tema della morte. E che cosa potrebbe aiutare noi se ci trovassimo ad affrontare la morte lontano dai nostri cari? Cosa accade anche? Vedete tutti i temi che saltano fuori in questa convivenza prolungata, a volte in spazi esigui con i membri della famiglia. E come la vivono i nostri animali domestici, quelli che vivono con noi? Come vivono gli animali che non vivono con noi, ma che sono diventati animali inurbati e ora non ci vedono più intorno? Di cosa hanno bisogno? Cosa possiamo fare per loro? E via via cercherò di segnalarvi dei servizi utili a cui potete ricorrere. Allora, scomponendo la paura, che abbiamo detto è speciale, di solito gli ingredienti fondamentali sono la paura della sofferenza fisica e la paura di cosa viene dopo, o meglio del fatto che dopo possa non esserci nulla, a meno che uno non abbia un riferimento religioso, di fede. Ma qui tutto questo si mescola a lutti, a sensi di colpa, ad aggressività, a tristezza per le perdite. Allora vi propongo di partire dalla paura della sofferenza e dalla paura del cosa viene dopo, soprattutto questa, perché è veramente una radice importante, e poi di affrontare via via le molte paure e sofferenze specifiche di questo momento storico. Allora, noi ci identifichiamo, quindi partirei da lì, no? A cosa è dovuta la nostra paura di che cosa c'è dopo, del fatto piuttosto che dopo non ci sia niente? È dovuta, e attenzione, io non vi farò un ragionamento fideistico o religioso, io cercherò di stare su un terreno che tutti ci accomuna, che è quello che siamo occidentali, siamo tutto sommato molto razionali e quindi abbiamo bisogno, laddove possibile, di avere una conferma che ci venga dalla scienza. Allora, noi ci identifichiamo di solito con che cosa? Con la nostra mente concettuale, quella che produce pensieri ed emozioni, convinzioni, credenze, idee, insomma, quello che ci fa sentire di essere un'identità, anzi un'entità diversa, separata, da tutte le altre. E poi con cosa ci identifichiamo? Con questo corpo. E da proprio da qui, da questa doppia identificazione, ci viene il problema. Perché? Perché il corpo definitivamente muore quando il cuore cessa di battere e la mente concettuale muore quando l'encefalogramma diventa piatto. Allora, c'è qualcosa che rimane? Possiamo dirlo da un punto di vista che non sia solo fideistico, per cui senza ricorrere necessariamente a concetti come l'anima, per esempio, qualcosa, un'anima che ci sopravviva. Perché non voglio ricorrere a questi concetti? Perché se voi li possedete, sono già le vostre risorse e quindi va benissimo, usateli. Però molte persone non si sentono al sicuro in questi concetti, hanno bisogno di qualche cos'altro, quindi per chi di voi ha già una visione di questo genere, quello che dirò sarà un sostegno in più. E per quelli che questa visione non hanno, io spero che diventi il sostegno, il loro sostegno. Allora, che cos'è che rimane? Possiamo dirlo, dicevo, da un punto di vista non soltanto fideistico, perché sebbene i nostri sensi siano molto limitati, e quindi ci dicono che siamo una cosa a sé stante, che siamo una cosa separata dal resto, la fisica quantistica ci dice il contrario. Ogni fenomeno individuale, qualsiasi, quindi anche questo corpo, anche questa mente, è una manifestazione continuamente cangiante di un infinito potenziale energetico.
che contiene in sé un'infinità di informazioni ed è quindi cognitivo, perché la cognitività è questo essere ricchi di informazioni. La scienza parla infatti oggi sempre più spesso di campo informazioni, perché incomincia a tratteggiare un diverso panorama da quello che noi abbiamo imparato a scuola. Allora, immaginate un campo, se preferite un oceano, o se preferite qualcosa di vasto e infinito come lo spazio. Queste sono immagini attuali, ma sono anche immagini tradizionali, e poi vi racconterò a breve da dove vengono. Infinito, sì, ma non un campo di energia infinita. Attenzione, un campo di potenziale energetico. Potenziale vuol dire che può diventare ogni cosa, e quindi l'energia è già una prima fase di manifestazione. Quindi stiamo ancora a monte. Immaginate che questo potenziale si possa configurare in una varietà infinita di fenomeni, alcuni dei quali coglibili per i nostri sensi, molti di più i nostri sensi non li potranno mai cogliere, e che questo manifestato di fenomeni si configuri e avvenga grazie a una quantità di concause e di concomitanze, di condizioni. Immaginate allora questo oceano o spazio infinito o infinità di campo detenere ogni possibile informazione ed essere quindi intelligente, e immaginate che ogni suo punto virtuale conosca ciò che avviene in ogni suo altro punto, perché questo dice la fisica quantistica. È così che ci viene descritto, e questa conoscenza per cui ogni punto conosce ciò che avviene in ogni altro punto in un numero infinito di punti si chiama entanglement, ed è proprio questo vuol dire un intreccio, cioè nulla è più indipendente, tutto è interdipendente. E questo infinito oceano informativo è consapevole di ogni punto di sé, quindi non potrebbe essere cattivo, vero? Perché sarebbe come dire che si dà le martellate sui piedi da solo, nel quel caso sarebbe idiota, non sarebbe cognitivo. E quindi pian piano stiamo arrivando, semplicemente attraverso il ragionamento e le descrizioni, all'idea di un tutto con la T maiuscola che è potenziale energetico, è intelligente ed è per forza buono, e dal quale ogni fenomeno potenzialmente emerge, procede istante per istante. Quindi ogni fenomeno è non durevole. Gli scienziati non parleranno di emersione dei fenomeni, semmai di questo parla la filosofia, in particolare la filosofia buddista alla quale faremo ricorso fra poco. Gli scienziati preferiscono il termine collassa. Ogni fenomeno potenzialmente collassa, e non collassa una volta per tutte. Il suo apparire è un continuo collassare del fenomeno, istante per istante. Noi inclusi, anche noi, non solo questo tavolo, noi inclusi come questo corpo, ma anche come la nostra mente. Ci appare allora improvvisamente risibile la visione dei fenomeni, noi inclusi, come qualcosa di non comunicante, di isolato dal resto e di durevole. Ora, negli ultimi 2 minuti in cui ho parlato con voi, vi segnalo che abbiamo perso, sono morte, più di 105 milioni di cellule per ciascuno di noi. Queste sono parti di noi, fisiche, che sono morte. Allora, se il fenomeno corpo non fa che morire da quando è nato, e la mente concettuale altrettanto, visto che non solo i pensieri e le emozioni che la caratterizzano sono prodotti alquanto fuggevoli, ma anche sappiamo ormai che il cervello è in continua mutazione, c'è qualcosa di cui ci possiamo fidare, allora c'è qualcosa che resta, c'è qualcosa di stabile, Santa Polenta, in questa manifestazione così poco durevole e di continuo mutamento. E qui l'analisi più utile, ecco perché vi dicevo che avremmo fatto un'incursione in una scienza della morte, cioè in una tanatologia molto antica, che è quella del
Pronto? Eccoti Daniela, c'è stato un lieve blackout, ripeti l'ultima frase. Ah, chissà dove ero rimasta, mi sento una deficiente perché parlavo da sola. No, no, Allora, no, no, è stata solo proprio l'ultima frase. beh, prima vi dicevo che negli ultimi minuti erano morte un sacco di cellule in ciascuno di noi, più di 105 milioni. E chiaramente è morta anche la connessione, insomma, va bene. Quindi questa, vedete, anche questo fenomeno, no? Al quale in questo momento siamo legati e dal quale la nostra comunicazione in questo momento sembra dipendere, non è durevole, è un fenomeno che è interconnesso con mille altri, è come la rete, la nostra vita, la nostra esistenza di fenomeni. Ora c'è, ora non c'è. E quando c'è, non è stabile, ma è in continuo mutamento. E quindi c'è qualcosa, dicevo, a cui affidarci, qualcosa che rimane. E non so se siete arrivati qui o se questa parte me la sono raccontata da sola, ma dicevo che è utile fare ricorso a questo punto ad una scienza della morte che è molto antica, che è quella del buddismo tibetano. Potrei anche dire tibetana tout court, ecco, diciamo così, perché c'è anche la tradizione Bön tibetana che ha una sua tanatologia straordinaria e le due sono molto simili. Tanatologia è la scienza del morire, della morte, del lutto, eccetera. Allora, l'analisi utile che viene offerta da qualcosa che è antico e che quindi è di comprovata efficacia, perché sennò sarebbe già scomparsa, può esserci di grande aiuto. Che cosa descrive questa visione? Descrive due livelli di realtà, ma anche due livelli di coscienza. Da un lato, i fenomeni, cioè la realtà apparente, ma anche a livello della mente, una mente apparente, cioè una mente che continuamente cambia, si evolve. E sia questa realtà, sia questa mente apparente sono continuamente soggetti alla trasformazione, all'instabilità e quindi alla morte, istante per istante, perché continuamente si rinnovano. E dall'altra parte ci dà invece la visione di una realtà più profonda, sia dei fenomeni che ci circondano, sia della nostra coscienza, che chiama vera natura dei fenomeni, vera natura della mente. Possiamo semplificare parlando della vera natura di tutto, la mente essendo ovviamente inclusa. Questa doppia visione ci incomincia a introdurre l'idea che ci sia uno stato, un modo su cui sintonizzarci, che sia invece stabile, affidabile. Perché? Perché non è legato, diversamente dalla realtà cosiddetta apparente, non è legato a niente di materiale, e cioè un potenziale energetico, non è nemmeno energia. L'energia sarebbe già uno dei fenomeni che da quel potenziale possono collassare. Quindi, in buona sostanza, questa vera natura di tutto è infinitamente cognitiva, dunque per forza buona l'abbiamo visto prima. Pervade ogni cosa di sé perché nulla può venire, non c'è null'altro da cui le cose possono venire. Da essa ogni cosa procede, ma procede istante per istante. Ed è interessante anche il nome che viene dato a questa vera natura del tutto, di un tutto, che è chiamata in tibetano Kutuzampo, che vuol dire il tutto che è buono. Allora, questa vera natura di tutto, che dunque è anche la nostra vera natura, la vera natura della nostra coscienza, perché non è soggetta a morte? Perché non è mai nata, è un potenziale, è prima della manifestazione, istante per istante. Allora, è possibile per noi sintonizzarci su quest'altra parte di noi? Se noi ci identifichiamo erroneamente con una parte limitata del tutto, cioè con un fenomeno apparente, questo mio io o questo mio corpo, quindi la mente o il corpo che sia, mi trovo nella scomoda posizione della goccia. La goccia è piccola, fragile, a rischio di evaporazione in ogni istante, e allora certo che poi temo la morte. Però se riesco a identificarmi con l'oceano, le cose cambiano.
Una volta mi ricordo un insegnamento del Dalai Lama sulla morte, lo cito spesso perché per me è stato straordinario. Anche lui faceva l'esempio dell'oceano e della goccia, no? Per certi versi, e c'era un tizio che era molto spaventato all'idea di immaginare che la sua identità si dissolvesse in quell'oceano infinito. Mi ricordo che esternò questo suo timore e il Dalai Lama rispose: vedila così, si tratta di una promozione. Da coscienza limitata di goccia è in modo di accedere ad un livello di coscienza oceanica. Questa è una visione della morte straordinaria, perché improvvisamente la morte diventa una grande occasione e non soltanto un evento temibile in cui ho tutto da perdere. Improvvisamente scopro che forse ho anche tutto da guadagnare. E in quella tradizione, che è molto pragmatica, ci si addestra per poter sperimentare in vita questo accesso, diciamo così, così da non dipendere solo dalla fede per affrontare la morte, e cioè dal fatto che qualcuno mi abbia detto che da qualche parte ho accesso alla coscienza oceanica, che quella è la mia vera natura. È interessante che ci si possa addestrare durante la vita. E come ci si addestra? Ci si addestra con la meditazione. E allora adesso vi proporrei un esercizio molto semplice, molto breve, senza pretese, che non vuole condurvi all'accesso a questo stato, sarebbe una presunzione assurda, però vi può far toccare una dimensione già di grande quiete interiore. Non ci prenderà più di 2 minuti e quindi vi consiglio di sedervi, di avere le spalle diritte, gli occhi li potete tenere aperti, perché nulla è non è una fuga dal reale, ma è giusto appunto un altro aspetto della mente, che forse per alcuni è già una cosa molto familiare, per altri meno. Ho messo le mani sulle ginocchia, anche se non si vede, i miei piedi sono piantati per terra, e semplicemente la schiena è diritta, respiro dalla bocca. Respiro dalla bocca perché quando respiro dalla bocca sono più consapevole del mio respiro. E noto il respiro. Dal respiro inconsapevole che passa dal naso, passo al respiro consapevole che faccio con la bocca. Noto che l'aria ha una temperatura diversa quando entra e quando esce, che tocca labbra, denti, palato, lingua, e quando esce li tocca in senso opposto. Noto l'inspirazione, l'espirazione, il movimento del torace. E noto anche che fra un'inspirazione e l'espirazione, e poi l'espirazione e la prossima inspirazione, c'è una breve apnea. In particolare osservo quella breve apnea naturale che è dopo l'espirazione e prima di inspirare di nuovo. Quando l'ho trovata, ogni volta che ripasso da lì nel mio ciclo respiratorio, osservo dentro alla mente cosa c'è.
Ok, ora può essere che qualcuno di voi abbia trovato più confusione mentale. Ottima cosa, perché vuol dire che sta sviluppando l'osservatore, quindi ha già capito che non è i suoi pensieri, le sue emozioni. Qualcuno invece può avere trovato una grande quiete. Ottima cosa. E qualcuno può essere stato consapevole di questa sua consapevolezza. Ottima cosa. Sono tutti passaggi, momenti che poi l'addestramento meditativo tende a perfezionare fino a diventare uno stato in cui si è totalmente consapevoli di tutto quello che c'è fuori, ma anche di tutto quello che c'è dentro. E qualche volta si scopre che dentro non c'è proprio niente, quindi è una consapevolezza che diventa priva di un riferimento oggettivo che la limita, no? Quando io dico sono consapevole di questo oggetto, ho già limitato la mia consapevolezza a quell'oggetto. Quindi si arriva pian piano con l'addestramento ad una consapevolezza che è addirittura priva di riferimenti. Di questa consapevolezza parlano assolutamente tutte le tradizioni spirituali del pianeta, la chiamano in modo diverso, però ci si arriva. Ecco, questo arrivare ad uno stato di cognitività così vasto da non essere limitato da un oggetto è un bel passo avanti verso l'accesso a questo stato altamente cognitivo che è potenzialmente cognitivo di tutto, ma ancora non è limitato da un fenomeno. Dunque, ripetevo, dicevo prima, non ci si riesce sempre al primo colpo, ma qualche volta vale la pena di tentare perché qualcuno forse ha avuto oggi la fortuna del principiante. E sicuramente l'approccio graduale è sempre utile e quindi potete decidere di addestrarvi. Io di solito consiglio i centri che conosco, conosco bene i centri RIGPA in Italia, quindi se andate a cercare RIGPA Italia, trovate una serie di centri e potete vedere che cosa offrono. Magari anche in questo periodo di confinamento riescono a offrirvi qualcosa di interessante. I meditanti sono stati molto studiati, ma molto dalle neuroscienze, e quindi adesso noi sappiamo che tutto quello che racconta la tradizione è corroborato dalla scienza. L'abbiamo sperimentato ora brevemente, certo sarebbe bene imparare a mantenere quello stato, perché se impariamo a mantenere quello stato possiamo innestare su di esso tante cose che possono esserci di aiuto nei vari casi che adesso esaminiamo insieme. Parlando dei protagonisti diversi di questa pandemia, malati, familiari, personale sanitario. Allora, io ho incontrato persone che avevano paura di perdere un loro caro senza poterlo più raggiungere, perché sapete che questo avviene. A volte non è più possibile parlare da un telefonino, oppure la persona che va via è anziana, ha un vecchio telefonino, il telefonino si scarica, forse non lo possono aiutare, magari insomma è veramente complicato. Devo dire che molti infermieri sono di grande aiuto perché mettono a disposizione il loro tablet, il loro telefono, che magari è più moderno, per far sì che ci sia almeno un ultimo momento di contatto, ma a volte questo non è possibile. Allora, impariamo, chiediamoci come possiamo raggiungere comunque quella persona. Vi ricordate che siamo parte di un tutto? C'è dunque uno stato, un livello meditativo in cui l'altro è raggiungibile. E allora, per esempio, sempre nella tradizione buddista tibetana esiste una pratica bellissima che è tradizionale, ma è stata insegnata in modo molto moderno da un maestro tibetano che ormai non è più con noi, Sogyal Rinpoche, l'autore di un libro bellissimo che vi consiglio, il libro tibetano del vivere e del morire di Ubaldini. E questa meditazione di accompagnamento si chiama POWA. Che cosa avviene nel POWA? Si entra in meditazione come abbiamo fatto prima e poi da lì visualizziamo la persona con cui, che in questo momento vorremmo poter accompagnare. La visualizziamo
la visualizziamo immersa in questa luce straordinaria, infinita, che è la luce del campo quantico. Possiamo chiamarla come vogliamo e per rispetto a quella persona, se per esempio questa persona è cattolica fervente, allora sarà la luce di Dio per quella persona. Se è una persona devota alla Vergine, beh, immaginiamo questa luce come un'immensa Vergine, cioè siamo noi che dobbiamo adeguarci alla persona che dobbiamo accompagnare. E poi immaginiamo che dentro questa enorme luce che la circonda, nella persona che visualizziamo, c'è una luce piccolissima, non più grande di un pisello proprio nel centro del petto, ma ha la qualità, la stessa qualità di grande saggezza, grande luminosità, grande intelligenza, grande bontà di questa luce che è tutto intorno. E immaginiamo che è solo la pochezza dei nostri sensi che ci impedisce di sentirci uniti a quel tutto. E quindi quando per esempio lo faccio con i bambini, io dico loro di immaginare di avere una gomma, no? E di cancellare pian piano il confine del corpo della persona per cui stanno praticando il POA, e allora ecco che la luce da fuori entra dentro e non c'è più differenza tra la piccola luce dentro e la luce fuori. La piccola luce è finalmente, no, unita a questa grande luce, perché è della stessa natura, quindi non c'è più confine. È la famosa goccia che diventa oceano, dell'esempio del Dalai Lama. Questa è una pratica che possiamo fare quando abbiamo qualcuno lontano. E come l'esempio che vi ho fatto, perché ho usato le parole che uso con i bambini? Perché uno dei problemi che abbiamo è che questi bambini adesso sono tutti confrontati, molti di loro sono confrontati a perdita di persone che conoscevano, o quando torneranno a scuola scopriranno che magari il loro compagno di banco ha perso qualcuno. E una cosa che dobbiamo fare, che dobbiamo capire, è che noi dobbiamo smetterla di separare i bambini artificiosamente dalla morte, perché altrimenti produrremo un'altra generazione di persone per cui la morte, anziché essere la cosa più assolutamente certa da che siamo nati, pensateci bene, più certa che laurearsi, sposarsi, far figli, è l'unica cosa sicura nella nostra vita, bene, saranno stati preparati a tutto tranne che all'unica cosa sicura della nostra vita. Una sorta di alienazione sociale, che è quella che noi, la nostra generazione, e la generazione che è venuta dopo, no? Quella degli attuali trentenni, quarantenni, ha subito. Quindi adesso è ora di smetterla. E questa è un'ottima occasione, perché non possiamo più nasconderci dietro la margherita, no? Allora, facciamo in modo che i bambini ogni giorno facciano un piccolo rituale, per esempio la meditazione che vi ho descritto. Facciamogli accendere un lumino per tutte le persone che stanno morendo o per le persone, i loro cari che già se ne sono andati. Facciamo loro fare un qualche cosa. I bambini, tra l'altro, trovano sicurezza nella ritualità. Questo chiunque di voi abbia avuto figli lo sa benissimo. Vi ricordate le infinite storie della buonanotte, il bimbo che voleva sempre la stessa? Ecco, perché nella ritualità trova conforto e trova aiuto. Quindi un'altra cosa importante è che cosa far fare ai bambini. Io quello che vedo in giro su internet un po' mi fa venire i brividi, forse perché io non ho le fonti corrette, però vedo tanta roba che deve distrarli da quello che succede. E invece no, rendiamoli protagonisti attivi dell'avvicinarsi a quello che può accadere in tutte le famiglie e che in molte famiglie è già accaduto. E che anche se non accadrà questa volta col coronavirus, accadrà perché così è la vita. Quindi cerchiamo di avvicinarli al concetto di morte. Quindi diamo loro una pratica facile da fare come quella che vi ho descritto, che possiamo fare anche noi, perché se la fanno i bambini possiamo farli anche noi. E poi diamo loro dei piccoli compiti rituali, ok? Ci sono anche altri modi per spiegare la morte ai bambini. Più sono piccoli e più bisogna essere fantasiosi, perché dovete sapere che le onde cognitive cerebrali
che permettono, per esempio, l'uso della metafora o della spiegazione a parole, arrivano più tardi nella vita di un bambino. Quando hanno dai 6 anni ai 10, fateli disegnare, com'è per loro la morte, cosa vedono. Io vi ricordo che la tanatologia moderna è nata dai bambini di Majdanek. Majdanek era un campo di concentramento di bambini e la Kubler-Ross, che è poi diventata la fondatrice della moderna tanatologia, era volontaria dopo la guerra, va volontaria della Croce Rossa in quel campo e scopre che su ogni porta, su ogni muro, questi bambini con le unghie, se non avevano nient'altro, hanno disegnato farfalle. Cioè i bambini avevano capito che cos'era la morte e se la rappresentavano in termini di volo e anche di liberazione dalla crisalide. Quindi non pensiamo che i bambini siano deficienti, i bambini sanno e capiscono. Qualche volta siamo noi che dobbiamo adeguare il nostro linguaggio a loro. Abbiamo perso a volte già dei cari, abbiamo perso dei pazienti perché gli aiuti non sono arrivati in tempo, perché non c'erano che questo possa accadere a noi. Allora, i soccorsi non li possiamo materializzare, però mantenere. Se qualcuno sta a casa molto male e vediamo che tardano i soccorsi e non sappiamo se arriveranno in tempo, e questo è un caso che ho già accompagnato in questa settimana, il fatto di mantenere uno stato meditativo quieto aiuta l'altro a mantenere uno stato meditativo quieto. Quindi consumerà meno ossigeno. Anche questo è importante. Vi racconto anche un caso che mi ha toccata personalmente, perché un anno e qualche cosa fa ho fatto un intervento abbastanza complesso in un ospedale e purtroppo ho avuto uno shock anafilattico quando mi hanno fatto l'anestesia, quindi ero già sul tavolo operatorio e non ho più potuto respirare, quindi mi ricordo quel momento preciso, ne ho un ricordo molto, molto preciso e ricordo che c'è stato qualche goffo tentativo di respirare, ho sentito salire la paura. Lì è arrivata la pratica meditativa che mi ha aiutata, me l'ha mostrata, me l'ha fatta vedere che arrivava e ho scelto di non aderire alla paura e quindi di sintonizzarmi come potevo e come sapevo in quel momento su quell'altra parte di me di cui abbiamo appena parlato. Ricordo che le ultime cose che ho sentito era lo sbraitare della chirurga che era agitata, preoccupata perché non so, forse non avevano il battore quello giusto da essere proiettata letteralmente sul soffitto e guardare da lì per un certo periodo di tempo breve, perché poi comunque la respirazione è tornata, anche se io ormai ero del tutto in anestesia, quindi non ero più consapevole di nulla, ma per un breve tempo ho osservato tutta questa agitazione dal di fuori, no? Quindi quel momento che tutti temono molto del soffocamento, in questa mia esperienza è più fonte di spavento dal di fuori che non dal di dentro, perché a un certo momento la coscienza esce, cioè trova da sola il suo rimedio. Ci sentiamo a volte logorati da turni massacranti, voi perché abbiamo qualcuno a casa da accudire, no? Ed è complicatissimo non usare le stesse cose, entrare magari siamo in uno spazio ristretto, camera cucina, la camera occupata dal malato, noi dormiamo sulla branda in cucina, ci sono tantissimi casi di questo genere. Allora, il mio invito è proprio quello di prendersi dei tempi in cui noi respiriamo e noi troviamo quiete, quella quiete che forse avete assaggiato e forse no, ma sicuramente se
continuate ad addestrarvi, la troverete proprio nella meditazione. Da cosa viene il burnout? Viene dall'aderire immediatamente ad ogni pensiero, ad ogni ansia, ad ogni paura, ad ogni emozione, ad ogni frustrazione, per cui divento subito quello, mi arrabbio, la lingua lo dice, no? Quindi divento la rabbia, frustrato. E se invece riesco, ogni volta che arriva questa emozione, a immaginarla, come spesso dico quando a immaginarla come un treno che entra in stazione, no? E quando chiedo loro, voi salite su qualsiasi treno? Mi dicono no, noi saliamo sul treno che ci porta a destinazione. Bene, dovremmo fare la stessa cosa con i pensieri e con le emozioni. Potremmo scegliere di rimanere sul marciapiede della stazione. Certe paure, certe emozioni forti noi non li possiamo tenere fuori dalla stazione, che sono più forti di noi. Però possiamo scegliere che ci stanno portando via, ritorniamo sul marciapiede della stazione. Allora, se pensate che il burnout viene più ancora che dal carico orario, certamente non aiuta, ma viene da qualcosa di più intimo, no? Che è questo aderire immediatamente ad ogni pensiero di ansia, ad ogni frustrazione, ad ogni pensiero di rabbia, e Dio solo sa se ce n'è ragione, ce ne sono cause in questo momento, soprattutto del personale curante. Ecco, l'unica cosa che mi sento di offrire a queste persone in questo momento è questa cosa qua. È statile. Avete bisogno, vedete che funziona, rimanete lì, tiratelo fuori. Potete trovarlo in quel momento in cui andate in bagno, ecco. Abbiamo paura del contagio, perché stiamo appunto accompagnando un familiare malato o comunque viviamo con angoscia qualsiasi contatto, anche soltanto l'arrivo del postino. Bene, esistono delle norme di distanziamento sociale che ci sono state spiegate e rispiegate un milione di volte, le possiamo applicare, insomma. L'ansia e la paura, ricordatevi, che agiscono negativamente sulle difese immunitarie, le depotenziano. Che cosa le rafforza? Ecco che arriva il rimedio. E qui stiamo parlando di neuroscienze, sono cose straprovate dagli studi. L'altruismo. Appoggiamo la mente a che cosa fare per l'altro. Come possiamo? Abbiamo un vicino di che magari si sente solo, gli vogliamo telefonare? Possiamo, quando andiamo a fare la spesa monosettimanale con un'unica persona per famiglia, magari farla anche per qualche vicino che può non sentirsi bene? Possiamo fare una telefonata ai vicini del condominio per sapere se quando andiamo noi possiamo andare anche per loro? Possiamo, intanto che telefoniamo, vedere se per caso c'è una persona anziana che sappiamo che ha un cane. Possiamo portarglielo a spasso noi intanto che andiamo a fare la spesa. Oppure se non avete questo tipo di relazioni, perché tutto è già ben organizzato all'interno del condominio in cui vivete, allora possiamo, e qui chiedo ad Alberto di mostrare una diapositiva. Daniela, ho inviato il PDF che mi hai mandato via mail a tutti quanti, lo reinvio nella chat perché ho timore che se lo mostro ora salta la connessione, che già ogni tanto non arriva qualche parola, quindi lo invio nella chat, così chi vuole se lo ha. Grazie, perfetto. Allora, diapositive, adesso un attimo che me la... non hai il manifestino dell'evento di quest'oggi, ma la diapositiva numero 3 è la diapositiva di un servizio al quale io veramente vi invito caldamente ad aderire. È un servizio offerto dall'Associazione Tonglen, che si occupa di accompagnamento, in questo momento anche di queste altre forme di accompagnamento. Si chiama Cari Nonni, vi scrivo. Voi sapete che in questo momento ci sono un sacco di anziani nelle case di riposo, che sono completamente isolati dai loro cari,
completamente isolati dai loro cari. Non hanno i telefonini o non li sanno. Sono alcuni giorni che scriviamo a delle case di riposo e qualcuna già ci ha risposto. Se voi lavorate in casa di riposo, contattateci direttamente. La mail alla quale scrivere. Noi stiamo raccogliendo le scritte a mano, come quelle che si facevano una volta, perché i nonni quelle conoscono, sono nati e vissuti con le lettere. E quindi una lettera che comincia con caro nonno, che non conosco, cara nonna, ti scrivo, mi chiamo Pinco Pallino, vivo qui e ti voglio dire questo, è qualcosa che viene dal vostro cuore o dal cuore di un bimbo, un disegno anche dei vostri bambini, ma per questi nonni sarà una meraviglia, sarà una consolazione straordinaria. Cosa facciamo? Ci fate una fotografia col cellulare di questa vostra lettera e la mandate a questo indirizzo mail che appare lì. Metteteci anche il vostro nome, il vostro indirizzo, perché qualche nonno avrà voglia di rispondervi e forse sarete la sua consolazione in questo momento che è così difficile per loro. Quindi ritroviamo l'arte della lettera. Cosa c'è di interessante? Che siccome le direzioni ci hanno detto non spediteci per posta perché stiamo evitando i contatti con l'esterno, ma via mail e loro ci hanno promesso che le stampano in colore e le fanno avere ai vari anziani, vuol dire che se io ho contatti con 100 case di riposo, la vostra una lettera fa felici 100 nonni. Date un po' di tempo a questo, riempite la vostra mente di pensiero, il pensiero buono per l'altro, invece che stare nella paura. Oltre a cari nonni vi scrivo, abbiamo un altro progetto del quale vi parlo perché potete fare da cinghia di trasmissione e di aiuto. Noi abbiamo un progetto che si chiama Covid-19, Tom Glenty ascolta, avete ricevuto dunque questo PDF, no? E lo trovate, io vi ho messo in questa paginetta, vi ho messo tutto quanto, a chi è dedicato, se hai perso un tuo caro senza potergli dare un ultimo saluto, se hai perso un paziente, se ti senti logorato da turni massacranti e dall'atmosfera di tensione e impotenza in ospedale, se stai accompagnando un familiare ammalato, se hai paura del contatto, se vedete delle persone in queste condizioni, invitate a contattarci e lì trovate le istruzioni per fare. Accompagnatori potranno accompagnare telefonicamente. E poi abbiamo un che abbiamo da passare insieme, che è quello degli animali. Molte persone hanno in questo momento una paura in più che cosa succede al mio cane o al mio gatto se io finisco in ospedale, vivo solo, non ho figli, non ho vicini a cui affidare questo animale, chi bada ai miei animali? Allora, l'altra diapositiva che avete ricevuto è l'indirizzo di una pagina particolare del sito italiano della LAV, che è la Lega Antivive Sezione, in cui ci sono tutte queste domande su posso portare a spasso il cane o no, posso andare da mangiare ai gatti anche quando la colonia che è vicina a casa mia è una colonia che non è stata recensita e quindi non ha, come dire, un tutore ufficiale. Posso soccorrere degli animali che so che si trovano in crisi ma sono lontani da casa? Allora, le risposte lì le trovate tutte. Direi che la risposta è sì, sì, sì in tutti i casi, però vi viene detto anche quale modulo compilare quando vi muovete. Messo a disposizione praticamente, credo in ogni città ci sono dei volontari della LAV, delle persone che si occuperanno dei vostri animali se voi finite in ospedale per il tempo della vostra degenza. E comunque non abbandonate questa
quali nemmeno se voi doveste non tornare più. Questo è importante perché per molti di noi è un tema di un'angoscia in più, no? Quindi è come dove segnalare. Metteli all'aiuto degli altri. L'aiuto degli altri, per esempio, sono gli uccellini delle nostre città. Ieri guardavo al telegiornale francese l'immagine dell'immenso aeroporto di Orly, dove passavano milioni di viaggiatori ogni giorno, ora è chiuso. Bene, anche nelle nostre città ci sono molte pulizie, disinfezioni nelle strade, eccetera. Ricordiamoci che abbiamo un davanzale, che abbiamo un piccolo balcone, magari, no? E dire ai bambini di occuparsi degli ulivi, di mettere le bricioline fuori, di lasciare, non lo so, qualche lenticchia secca, un po' di riso, qualche cosa, perché al momento, in questo momento, gli animalisti non hanno più le cose che mangiavano una volta quando stavano merendine in giro nei parchi. Bene, io credo di aver toccato quasi tutto. L'isolamento ci rende più fragili, ma se noi facciamo per gli altri, usciamo da questo stato di fragilità, perché ritroviamo una potenza, che sia per due passerotti sul balcone, che sia per i vicini di casa, che sia per le persone a noi care, ascoltandole, telefonando loro più spesso, soprattutto quelle che sono, che sia scrivendo ai nostri nelle ore di riposo, perché aderite al detto, bene, io credo, o che sia che meditate per gli altri. Se andate sul sito di Tonglen, www.tonglen.it, oppure sul sito di Rigpa Italia, ci trovate una serie di meravigliose meditazioni tradizionali che non richiedono di essere buddisti per farle, perché sono per chiunque abbia un cuore. Tibet, almeno è nata in Tibet proprio durante una terribile epidemia di lebbra nel XII secolo. E questa pratica, che si chiama Tonglen, ha dato poi anche, ha ispirato il nome all'associazione Tonglen, che non è un'associazione buddista, è un'associazione laica, straordinaria. Era fino a quel momento una pratica per pochi intimi, no? Non veniva. Insomma, veniva insegnata da maestro e discepolo. Quando scoppia, in frangente ci racconta la storia, quando scoppia questa epidemia di lebbra, questo maestro di Tonglen, che si chiamava Geshe Chekawa, che cosa fa? Decide di cominciare a insegnarla ai lebbrosi. Perché? Perché non c'era niente per curarli. Io mi ricordo quando fu inventata, scoperta la medicina che comprava, che costava pochissimo, che si poteva comperare, no? E che serviva a guarire la lebbra. Io ero una bambina, mi pare che fosse il 1961, e forse qualcuno più abile nella storia della medicina potrà confermare. Siamo quindi nel XII secolo ed ecco che questo maestro di questa pratica di insegnarla a tutti, perché la pratichino gli uni per gli altri. Un po' la insegna a tutti quanti e la storia dice. Daniela, ti sentiamo molto male. Vedere le domande, okay. Ce ne sono. Ti sentiamo un po' male. Senti? Ok. C'è un intasamento, mi non sa. Allora, sentite, domani questa cosa, spero sia stata registrata, sia andata bene la registrazione. Sì. Tenteremo di metterla.
su un qualche canale YouTube, vi faremo sapere dove. Sì, possiamo inviare il file. Allora, nella chat ho inviato il file, ma lo reinvio una seconda volta, così avete tutte, una terza volta, così avete tutte le informazioni che vi servono, di tutti i servizi che Daniela ha elencato nell'ultima parte della videoconferenza. Se volete che manteniamo una chat formata da quelli di voi che desiderano. La chat l'ho già creata ed ecco qui il link, per cui tramite il link potete accedere nella chat WhatsApp. Se non riuscite ad accedere dal computer perché chiaramente non avete magari, non siete sullo smartphone o non avete WhatsApp per il desktop, prendete questo link, ve lo inviate via mail e tramite l'applicazione che usate per il telefono entrate dal telefono sulla chat. Quello è il link, ci sono già tante persone che si sono iscritte in questa chat, per cui direi che per le questioni tecniche ci siamo. Vuoi dire ancora qualcosa? Sono le 18. Mi chiudo il video se vuoi concludere tu, se no. Ma io provo, non so se mi sentono. Sentite, io a me dispiace perché col fatto che andiamo a chiacchierare, facciamo così: entrate nella chat, mandatemi le domande lì. Esatto. Io stessa entro nella chat, tra poco ci provo. Perché adesso no, altrimenti ancora sarebbe ulteriormente pesante per la linea. Fra poco ci provo, così da entrare, e poi quando vedete che sono entrata, da quel momento fate decorrere le domande, perché altrimenti se le avete mandate prima io non le posso vedere, ok? È già dentro, Daniela. Grazie Alberto soprattutto per questa straordinaria occasione. Ciao! Grazie a te, a presto, ci vediamo domani per il prossimo incontro con Danzare con la Tempesta. Grazie, buona serata.